Ciao, bentrovati. Dopo aver visto una serie di brani rock, di cui abbiamo già stilato una classifica tutta mia personale, oggi parliamo di brani che invece fanno parte di un altro genere, di un'altra era. Stiamo parlando della disco 70, gli anni 70 delle paillette, delle parrucche, dei fricchettoni. Vediamo un po' quali sono i 5 brani, secondo me, più significativi di questa era. Ovviamente di brani ne potremmo trovare migliaia, probabilmente, se andiamo a pescare nella dance, per quello che riguarda le parti di basso interessanti. Questi sono i miei 5. Vediamo un po', li ho messi in classifica. Al quinto posto troviamo September degli Earth, Wind & Fire. Andiamo subito ad analizzare come funziona. Partiamo dalla parte introduttiva dove abbiamo un La. Nel momento in cui entra il basso suona questa parte, La corda vuoto, e poi c'è questo hammer-on, questa legatura tra un Sol, dodicesimo tasto della prima corda, e un La, quattordicesimo tasto. Per ottenere un effetto un po' più incisivo, vi raccomando, dopo aver suonato ogni La, di bloccare la corda in maniera tale che non rimanga sotto, creando questo effetto. Io la blocco prima appoggiandoci sopra le dita della mano sinistra e dopo andando ad appoggiare il pollice che uso come perno per andare a suonare poi le note sulla prima corda. Fatto questo, andiamo a vedere la strofa. La parte della strofa è in Re, comincia con questo Re e gioca su queste note: Re, Do diesis, Si, Si, Do diesis, Sol diesis, Mi, corda vuoto e Fa diesis. Ve lo faccio lentissimo. Per due volte eseguo questo giro. La terza volta cambia. Inizia sempre nello stesso modo. Si, Do diesis, Mi, Fa, Fa diesis. Stiamo parlando della seconda corda, secondo, terzo, quarto tasto. E poi riprende sul La come nell'intro. Tutta la parte della strofa viene ripetuta per poi passare al ritornello, in cui suona queste note: Si, secondo tasto, terza corda. Si, Si, Fa diesis, Mi. 2, 4, 2, stiamo parlando dei tasti. Questa è la frase. La seconda parte: Si, Si, Do, Do diesis, Sol diesis, Mi, Fa diesis. 2, 2, 3, 4, 4, 0, 2, se parliamo di tasti. Questo è il ritornello
Dopodiché riprende la parte della strofa su cui vocalmente, melodicamente succede un'altra cosa, ma il giro di basso rimane identico. Quindi questo è tutto quello che vi serve per andare a eseguire September. Passiamo al brano che ho messo in quarta posizione. È uno strepitoso brano degli Chic, si chiama Good Times. Good Times ha anche il pregio di essere stato ripreso nel 79 dagli Sugar Hill Gang, i quali ne hanno fatto una base per un brano intitolato Rapper's Delight, che universalmente è riconosciuto come il primo brano hip hop della storia, il primo brano rap, anche se in realtà chi conosce il genere sa che l'hip hop e il rap sono generi nati nell'underground newyorkese anche prima. Comunque sempre negli anni 70, e questa è stata un po' solo la punta dell'iceberg e anche parecchio criticato dagli amanti del genere vero. La parte di basso, come avrete sentito, è veramente interessante. Allora partiamo da un Mi e suoniamo tre volte in questo modo la corda a vuoto. Dopodiché c'è questa frase, mi, mi, mi. Quindi 1, 2, 3, mi, mi, mi. Poi abbiamo queste note in sequenza, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, Mi, per chiudere poi su La. È molto importante quando eseguite questa parte suonare tutte le note estremamente puntate, come si dice in gergo tecnico, ovvero le note devono essere suonate molto brevi. Suono e interrompo. Sentite che è diverso da... Ok? Dove tengo la durata delle note in modo naturale leggermente più lunga. Più riuscite a puntare, più la parte è incisiva. Quando arriviamo sull'A, ripetiamo le tre note. Dopodiché abbiamo questa frase. La Fa diesis La Sol Fa diesis La. E chiude con queste note. La Si La Sol. E il Mi è già quello della nuova frase. Ok, ve lo faccio sentire tutto lentamente. E questo era Good Times degli Chic. In terza posizione ho messo quello che è probabilmente il brano più famoso di KC and the Sunshine Band. Ascoltiamo. Si tratta di That's the Way I Like It, brano formato fondamentalmente da due parti. La frase iniziale, che fa un po' da riff del brano ed è suonato all'unisono dai synth, dal basso e dalla melodia vocale, ed è la stessa frase che poi riprende anche durante i ritornelli, che alterna con una frase che invece va a fare la strofa. Andiamo a vedere nel dettaglio la prima parte in Fa minore. Questa è la frase completa, Fa, Sol, La bemolle. Stiamo parlando di 1, 3, 4 sulla quarta corda. Do, La bemolle, Sol, ovvero 3, 4, 3, 3 sulla terza corda, 4, 3 sulla quarta corda. Per chiudere sul Fa primo tasto.
Mi bemolle fa primo e terzo tasto della seconda corda. Ve lo faccio sentire tutto lentissimo. E lo chiudo in questo modo. Fa, fa, mi bemolle, do. Quindi terzo, terzo, primo e terzo tasto della terza corda. Sulla strofa succede questa cosa. Quindi abbiamo do, si, terzo, secondo tasto, ta bom, sono due ottavi, po bom. Dopodiché, allora qua sul disco lui mette una ghost note, prima del sol al terzo tasto. Poi si bemolle, sol, potete anche non mettere la ghost note, io spesso non la metto, e suonare un sedicesimo di sol prima del sol più lungo. Ok, arrivati qua, cioè questa legatura tra si bemolle, do, terzo, quinto tasto, che chiude sul do, terzo tasto, ma questa volta della terza corda, per poi riprendere queste tre note, queste due note, sol, si bemolle. Quindi ve lo faccio tutto lentamente. Questo è il blocchetto che poi si ripete per tutta la lunghezza della strofa. E questa era That's the way I like it. Ci avviciniamo alla vetta ora. Al secondo posto ho messo un altro pezzo degli Chic, probabilmente il loro brano più famoso è Le Freak. Caratterizzato da tre parti fondamentalmente, che è l'intro, fatto solo da due note, sol e la, all'unisono con la frase famosissima freak out, che non è Africa come dicono molti, ma è freak out, quindi tenete presente sol e la, terzo e quinto tasto. Alla fine delle 4/8/16 volte in cui andrete a ripetere queste due note, la lunghezza varia, ovviamente come molti brani dance degli anni 70 esistono diverse versioni, le versioni come dire extended, quelle che durano tantissimo e servono più che altro i DJ per creare dei mix, e quelle invece un pochino più radio edit, ovvero più brevi e tagliate di molte parti lunghissime proprio per poter essere ascoltabili nei canonici 3 minuti e mezzo che concede di solito la radio. Quindi a seconda della versione che ascolterete potrete avere più o meno giri di quest'intro, ma finisce sempre nello stesso modo, con questo fill di basso, che funziona in questo modo, sol legato con uno slide a la, ottava di la, quindi stiamo parlando di quinto e settimo tasto, in questo modo, mi corda vuoto, sol, diesis, e la, quest'ultimo la, è la prima nota del giro della strofa. La, prima nota della strofa. Sol, la, legati. Do, la. Sol, la, re, con
questo groove, quindi re, ghost e ribatto re. Rimetto una ghost e faccio legatura sol, la, do e ripeto la ritmica nota, ghost, nota anche sul do. Quindi fatto tutto. Ok, attenzione alle ghost. Chiudiamo con mi sol. E ripetiamo questa parte per tutta la durata della strofa. Alterna strofa all'intro che abbiamo già visto, per poi arrivare da metà brano in poi, verso la fine, a questa parte strumentale in cui il giro di basso diventa questo. Praticamente abbiamo la corda vuoto alternato a questa frase tra do, quinto tasto della prima corda, e la, settimo tasto della seconda corda. Attenzione al tempo. E attenzione anche al modo di suonare queste note, tutte molto corte. Dà molto l'idea dello slap. Pizzicato ma suonato in modo molto deciso, quindi anche in questo caso le note devono essere corte ma anche accentate. In particolare l'accento si deve sentire molto sul do, su questa nota al quinto tasto della prima corda. E questo la è sempre in levare. A un certo punto cambia dopo due misure e si sposta sul re, o meglio sposta la nota che era la, la fa diventare un re e ripete la stessa identica frase tra queste due note, do e la. Chiudendola però con un do lungo. Partiamo da capo. Dopodiché potete variarvela ed elaborarvela un po' come meglio credete. L'importante è che facciate sempre arrivare questa intenzione su queste due note, do e la. Eccetera, eccetera. Bene, non rimane che la prima posizione. In prima posizione ovviamente non poteva mancare lei, Disco Inferno. Alternati tra queste note. Partiamo da questa nota che è un mi bemolle, ottavo tasto della prima corda, mi bemolle, poi nell'ordine abbiamo questo si, questo la bemolle, questo fa, questo mi bemolle, questo re bemolle e questo do. Parliamo di tasti: ottavo, sesto, nono, sesto, ottavo, sesto, nono, e poi abbiamo l'ottavo su cui parte il riff principale. Tutto in ottavi, gli ultimi saranno 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Per poi avere questa nota a questo punto che cade sul levare. E questo è l'inizio del giro. Il giro che io preferisco suonare in questa posizione, quindi con questa diteggiatura, partendo col secondo dito, inizio sul do, che è l'ottavo tasto della quarta corda. Osservate attentamente. Do, do,
sol, do, mi bemolle, fa, si bemolle, do. 8, 10, 8, 6, 8, 6, 8. La seconda volta ribatto una volta in più questo mi bemolle, sesto tasto della terza corda. Prime due semifrasi diventano queste. Riprendo la prima e chiudo con questa frase sulle ottave. Partiamo da La, quinto tasto, La basso, La alto, Si bemolle basso, Si bemolle alto, Si, Do. In questo modo il Do successivo mi rientra in levare e posso riagganciare la parte del riff principale. Bene, con Disco Inferno io vi saluto, vi ricordo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al mio canale YouTube, mi trovate anche su Facebook, Twitter, Instagram. Ci vediamo alla prossima, ciao!